La macchina organizzativa del Trofeo dei Parchi Naturali è già al lavoro per confezionare un circuito ancora più avvincente, scalando le cime più belle del centro-sud Italia. 10 tappe, 10 occasioni per scoprire i paesaggi più belli e ammirarli da un'altra prospettiva. Fondi, Ugento, Letoianni, Reggio Calabria, Castrovillari, Terranova del Pollino, Contursi Terme, Camigliatello Silano, Colliano, Martina Franca. Preparate le mountain bike. Tra poco si riparte. Al microfono con Luigi Congiu, che ha partecipato a una delle ultime riunioni per discutere del Trofeo Parchi 2023. Sì, salve a tutti. Innanzitutto sì, abbiamo avuto ultimamente una riunione organizzativa. Una organizzazione per elevare ancora di più lo standard qualitativo che già ha il Trofeo dei Parchi Naturali. Novità che si ritorna un poco indietro, cioè del 2 anni fa, delle classifiche separate. Avremo una classifica marathon e una classifica Gran Fondo, per dare possibilità a tutti in maniera più serena e più divertente, dico io, la partecipazione a tutte le gare del trofeo, che sono 10 gare, ritengo le gare più belle e più rappresentative del centro-sud. Perché questo circuito ha molta considerazione dei suoi partecipanti, perché alla fine rappresentano la grande famiglia, la carovana del TPN. Un circuito che abbraccia tutto il centro-sud Italia e che, ricordiamo, parte da Fondi e termina a Martina Franca. Sì, sono queste 10 gare. Abbiamo dato dei suggerimenti appunto per avere un format, uno standard univoco, e migliorare alcune piccole criticità che potevano esserci, però come al solito a noi ci piace lavorare bene. Il format sarà il solito, migliorativo ovviamente, questa, cioè, è la qualità alla fine del circuito che richiama l'attenzione dei tanti partecipanti, perché voglio dire, si è sempre andato avanti alzando l'asticella in questo circuito. Sì, devo dire che da un bel poco di anni che io faccio parte al circuito, prima come atleta e dopo come anche organizzatore della Trinacria Race, il livello si è alzato, dovuto anche a questa grande coesione tra di noi, tra tutti gli organizzatori, che nessuno deve prevalere, ma bensì sono tutti dei suggerimenti che prendiamo e si fa tesoro di quello che dicono magari qualche società organizzatrice che magari ha rilevato qualche cosa e può essere di suggerimento per gli altri. Il più longevo circuito di mountain bike italiano, che vede gli appassionati delle ruote grasse confrontarsi in 10 tappe, distribuite nelle regioni del centro-sud Italia, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Lazio. La campagna abbonamenti è attiva fino al 28 febbraio. Affrettati a sottoscriverla.